al Palaborsani di Castellanza e la volta della Lighthouse Trapani a cercare di violare il fortino del Legnano Basket. Tra le diverse assenze da ambo le parti spicca sicuramente quella di Frassinetti. Questi quintetti di partenza: Legnano, Palermo, Raivio, Ioia, Mosli e Battinara. Trapani risponde con Mais, Ganeto, Viglianisi, Scott e Renzi. Si parte ed è subito grande equilibrio, con Legnano che cerca di scappare grazie ad un ottimo Martini e con Trapani che riduce subito il gap grazie a Renzi e Ganeto, chiudendo il primo quarto in perfetta parità, 17 pari. Secondo quarto, nonostante i continui cambi di difesa di Trapani che alterna zone uomo, è Legnano a partire forte, con Raivio e il solito Martini, che portano gli uomini di Coach Ferrari in un amen sul 29-22, e con Maiocco che completa il break con un piazzato da 2 punti che porta i suoi sul più 9, 33-24. Ma è la transazione legnanese che fa male ai siciliani. Con 2 bombe consecutive di De Hoya e Palermo, Legnano vola sul massimo vantaggio a più 12, 39-27. È il solo Viglianisi, dalla parte siciliana, che riduce in parte il break, riportando Trapani a fine primo tempo a meno 7 sul 32-39. Nella ripresa, terzo quarto, ed è ancora Legnano a partire forte, con i De Hoya che la porta ancora sul più 12, 44-32. Ma quando le cose sembrano mettersi bene per i padroni di casa, arriva il break ospite. Coach Ducarello continua il suo piano partita, sfidando spesso al tiro di esterno legnanesi, con i continui cambi di difesa che tolgono spesso ritmo e punti di riferimento all'attacco biancorosso. Ganeto e Viglianisi, con 5 punti consecutivi, grazie ad una rubata e una bomba, portano Lighthouse sul meno 3, per poi impattare con un Boscotto che affonda la schiacciata per il 51 pari. Nel quarto quarto regna l'equilibrio con le due compagini che portano la gara sui binari del punto a punto. Ma Reivio si sveglia nel momento giusto per il break del più 6 al 36esimo. Ma Legnano non difende come in altre occasioni e non gestisce bene il vantaggio, e Mace e Scott da 3 la puniscono, riportando Trapani sul meno 1. Ma è negli ultimi 30 secondi che succede praticamente di tutto. Su un backdoor di Viglianisi, Raivio compie una sciocchezza che poteva costare tantissimo ai Knights, trattenendolo per la maglia. Risultato: fallo antisportivo con Trapani, che ha la possibilità di andare in lunetto con 2 tiri liberi e gestire gli ultimi secondi con la palla in mano della vittoria. Ma Viglianisi fa 1 su 2 dalla lunetta, 62 pari, e il possesso successivo è gestito male da Mais e compagni, che scatenano il contropiede legnanese. Il risultato? Mosa di lunetta per vincerla a 3 secondi dalla fine. Se non fosse che anche il centro si inceppa sul più bello, con 0 su 2 dalla lunetta. Ma sul secondo libero Trapani non gestisce bene il rimbalzo in difesa, lasciando la rimessa dal fondo a Legnano, che poi risulterà decisiva per la vittoria. Tutti si aspettano una palla dentro per un alley-oop di Ioia e Mosley, e invece Raivi a uscire indisturbati dai blocchi e andare in terzo tempo e portare a Legnano l'ennesima vittoria casalinga che fa sognare un'intera cittadina. Parliamo canestro da Messo, canestro da Renzi, ma chi volete che tiri in quel momento, sono quegli giocatori migliori, andranno da quei giocatori. Non possiamo pensare più 12 momenti di rilassarsi, ma più 12 momenti di essere ancora più duri, perché se facciamo 2 cose buone forse la partita inizia a sfilacciarsi. Dall'altro canto Trapani ha giocato secondo me una partita di grandissimo sacrificio, di grande attenzione, e
e ci ha proprio imbrigliato, ci ha tolto molti riferimenti, molto ritmo e ci ha portato a giocare una partita che si è decisa sugli episodi in cui obiettivamente quando finisce così sei anche fortunato, perché noi facciamo un errore su pick and roll, Scott sbaglia una bomba completamente da libero, dall'altra parte Mosley fa 0 su 2 liberi, magari se ne segna uno e finita la partita, cioè ci sono mille situazioni per cui alla fine l'ultima rimessa facciamo due buoni blocchi, troviamo un giocatore da sotto, il loro lungo salto si impiglia la retina, la fortuna esiste, non toglie niente alla nostra vittoria, però meno male che questa volta è stata la nostra parte. Siamo coach Ducarello, siamo di Stream Basket, dopo la beffa dell'ultimo secondo con Legnano. Complimenti per la partita innanzitutto, perché siete riusciti a imbrigliare Legnano anche dal punto di vista tattico. Come sappiamo, Legnano è una squadra che attacca bene con la sua transizione, specialmente nei primi 6 o 7 secondi, e lei, nonostante le defezioni, alternando zone uomo, ha mandato un po' in confusione gli uomini di Mattia Ferrari. Però la domanda che volevo porgere era questa qui: non era forse meglio gestire l'ultimo possesso dopo il fallo antisportivo di Raivio? Mi sembra che c'è stato un po' troppo precipitazione negli ultimi 10 secondi, avete rimasto neanche a farlo apposta proprio quei secondi a Legnano che poi vi è costata la partita. Guarda, l'ultimo possesso molto probabile che non l'abbiamo gestito per bene, io ho dovuto chiamare pure timeout perché mancavano 5 secondi per una situazione speciale. Credo che dopo a Legnano mancavano 2 secondi, la palla era nella nostra metà campo offensiva. Poi è andata come è andata, abbiamo commesso fallo su Mosley che ha fatto 0 su 2, però dove io credo che dove sia la nostra chiave di lettura per quanto riguarda la mancata vittoria, credo che sia il tiro libero sbagliato da parte di Dionisi, dove poteva andare comunque sicuramente 1. E poi sull'ultimo rimbalzo difensivo, dove mi sembra che Scott aveva la palla in mano, poi è andato fuori dal campo e lì abbiamo dato la possibilità a loro di fare una situazione speciale dove l'hanno gestita nel migliore dei modi e hanno vinto la partita. Grazie coach Ducarella, in bocca al lupo per il proseguo della stagione.